Pronti? Pronti! Via! Bella raga, sono Steven Basalari, sono venuto in un paesino sperduto di campagna perché voglio fare un esperimento, diciamo, sociale. Cosa farò? Andrò in giro nelle viette più losche di questo paese cercando delle persone a caso e gli farò fare un giro, o meglio, gli proporrò di fare un giro con me. Poi vediamo la reazione, se accetterà, eccetera, eccetera. Andiamo alla ricerca, speriamo che mi prendano per un rapinatore o qualcuno di losco e non mi facciano del male. Andiamo a vedere. Nico, c'è sempre più campagna qua. Ah, è tutto un paese di campi, Steven. Ragazzino, questo sto impazzisce, se gli fai fare un giro. Metti un po' di corsa. Non ci caga neanche. Ciao, vuoi fare un giro? Ma sei sicuro che tua mamma ti lascia? Sì, sì, la conosci. Ti conosce? Sì. Ok, Nico, vai, fai spazio. Vai, la mamma mi conosce, devo fare bravo. Vieni, ciao, piacere. Piacere. Steven, ciao. E qua ci va. Sei già salito sul lambo? No. Vorresti farla grande? Vorrei diventare avvocato, no? Ah, vorrei aiutare le persone. Però sicuramente se ti impegni il risultato arriva sempre. Quindi avvocato, poi Lamborghini. Esatto. Vai, di testa. È andata bene? Sì. Ho già parlato, grazie molto, deciso, sa quello che volevo. Dico, ci sono le galline in questa casa. Queste non so se vanno bene. Il primo è andato. Sto emozionante, comunque dico la verità anche per me. Comunque, Nico, io so che qua a Morrico abita tua nonna, mi hai detto prima di fare il video. Adesso ho avuto un'idea. Andiamo a prendere la nonna di Nicolas, voglio vedere cosa dice. Se facciamo salire mia nonna sulla Lambo, impazzisce. Andiamo a prenderla. Siamo arrivati nel paese più bello del mondo. Ecco la nonna. L'hai già fatto scendere. Nonna. Allora, andiamo piano, fidi? Sei sicura? Ma di cosa ti preoccupi? Salve signora! Buongiorno! Buongiorno! Fa rumore ma va piano, va bene? È bella, eh! Mi piace? Ti piace lo colore? Anche! Se la sente di fare un giro? Andiamo allora! Salga! Attenzione, è che non voglio morire. No, avrà ancora almeno 60 anni di vita, signora. E la nuova 34 già adesso. Siamo pronti? Pronti. Via. Oh. Adesso. Sì. Facciamo un piccolo sprint, va bene? Cioè? Andiamo. Saluta le amiche. Sì. Bisogna farlo un po' ingelosire. Ragazzo di 30 anni su Lamborghini. Ha cuccato oggi. Oppure le calcine. Sì, non si preoccupi che lo tengo d'occhio io, Nicolas. Ecco, non si preoccupi. Ho paura. No, siamo bravi. Sì. Arrivederci, signora. Comandata. Sì, bene? Sì, è stato un piacere. Grazie. C'è un ragazzo cinese, è il barista qua di Morrico, lo amiamo tutti noi ragazzi perché ci tratta veramente si bene. Si chiama Zong. Arriviamo. Siamo da Zong, Bar Sant'Antonio. Adesso vediamo cosa dice. Zong! Vieni a fare un giro a Lamborghini. Ma che Lamborghini, ma guarda. Marco, tu non ci credo, Lamborghini. Dai, vieni, andiamo. Ma non ci credo. Come non ci credi? No, non ci credo. Non ci credo. Ecco, no. Pronto? Ciao Steve. No, cavolo. Bel giro al Lambo, Zong. Prima volta che salgo sulla Lamborghini. Ma cazzo si apre. Quindi prima volta sulla Lamborghini. Prima volta sulla Lamborghini, ragazzi, ma con Steven Basalari. Vai. Siamo pronti? No. C'è la gente qua di Morrico che mi sta guardando, sta male. Allora, Zong. Quanti anni è che sei a questo bar? 12, dai. I ragazzi ti amano qua, mi hanno detto, eh. Oddio, no. Sì, no. Ti dicono tutti che sei un grande, ti vogliono bene, quindi hai fatto un bel lavoro. No. Allora adesso, Zong, voglio vedere, entro 2024, la tua Lamborghini nuova fuori dal bar. Mamma mia, non è possibile. Bella, stupenda. Sembra di stare alle giostre, giuro. Ciao, Zong. Ci vediamo. E adesso quando vengo caffè offerto, Bravo, grande. Quindi com'è andata questo esperimento? Secondo me è bello, abbiamo coinvolto bambini, la nonna, quindi è una cosa che possiamo anche riportare per regalare un'emozione, un sorriso a persone che magari non hanno mai avuto la possibilità di provare supercar. Sei una brava persona, vero, grande. Bello. Ci vediamo presto.